Chianti gioca il primo derby di questo campionato in casa, curva sud vestita a festa, di ben altro tenore invece la curva nord dove siedono i tifosi del Chievo con striscioni contro la squadra, soprattutto squadra toccata dall'esonero lunedì scorso di Mimmo Caso, il primo esonero della storia professionistica del Chievo. In panchina c'è appunto Lorenzo Balestro, teso, mentre Cesare Prandelli è sorridente. Parte subito il Verona Razzo, al terzo minuto Falcini mette in mezzo questa palla, gli attaccanti del Verona non ci sono. Ancora Falcini, il Verona si rende immediatamente pericoloso, il Chievo si chiude con 5 difensori, Falcini semina veramente il panico sulla sinistra, il tiro è di Aglietti, la parata di Flavio Roma. Il Verona si porta proprio in avanti, il Chievo si fa vedere in questa occasione al 14esimo, è la prima azione offensiva, poi uno scambio con Melis, ancora Falcini, gli attaccanti del Verona sono in ritardo, ancora una volta il Chievo manda fuori il pallone, ancora Falcini, ancora in ritardo gli attaccanti del Verona, poi una botta dalla lunga distanza di Vincenzo Italiano, la parata di Flavio Roma. Rivediamo il tiro dalla lunga distanza di Italiano, la parata di Flavio Roma. Ancora il Verona e ancora da sinistra, sempre con Gianluca Falcini, il pallone in mezzo, si gira Alfredo Aglietti, la palla va fuori sulla sinistra. Poi un'azione offensiva del Chievo con Falcini che nel rilancio sbaglia tutto, Zanchetta parte, siamo al 22esimo, Falcini lo mette giù e il Chievo ha sul piede di Zanchetta l'occasione di passare sull'1-0. È calcio di rigore infatti, un calcio di rigore nettissimo come si vede anche da quest'altra immagine. Balestro spiega a Zanchetta dove deve tirare, Zanchetta tira ma sbaglia, Battistini peraltro è bravissimo nel parare questo calcio di rigore. Eccola qui la battuta di Zanchetta, Prandelli in panchina continua a dare la carica ai ragazzi del Verona, rivediamo anche da dietro il rigore sbagliato da Zanchetta, un episodio che poteva cambiare la partita. Il Verona comunque continua a tenere in mano il pallino del gioco, ancora Falcini, Guidoni in questa occasione non arriva alla deviazione. Poi ci prova ancora Lellas sulla destra, in questa occasione un fallo di mano di D'Angelo poteva anche provocare un calcio di rigore, c'è stata questa palla di Aglietti, D'Angelo con la mano. Poi abbiamo visto una girata di Guidoni, ma guardate qui Cerbone che va via in velocità a Settimio Lucci che lo trascina a terra prendendolo per la maglietta, rimedia una munizione giustissima Settimio Lucci, Cerbone lo aveva saltato in velocità. Il Verona ancora a sinistra con Falcini che salta Zanchetta, entra in area di rigore, un cross che non serve a niente, nessun attaccante è pronto alla deviazione. Poi al 40esimo e 41esimo due volte Brocchi dalla distanza, pallone sempre fuori, una volta parato da Roma, poi al 45esimo il Chievo che si fa vedere con De Cesare, Battistini costretto ad uscire, poi Cerbone che vede fuori dai pali, Battistini ci prova ma il suo tiro va sul fondo, rivediamo la prodezza di Battistini e si chiude qui il primo tempo. Il secondo tempo con il Verona ancora in avanti al sesto minuto con Guidoni che si gira, la palla viene deviata in calcio d'angolo. Passiamo al 18esimo ancora con il Verona, in area del Chievo un tiro ancora una volta alto sopra la traversa. Al 26esimo, qui vediamo De Vitis che è entrato al posto di Aglietti, al 26esimo un altro episodio importante di questa gara, Silvio Giusti entra duramente a centrocampo, era già stato ammonito, doppia ammonizione per lui, l'arbitro Bertini di Arezzo gli indica la via dello spogliatoio e il Chievo a questo punto rimane addirittura in 10 uomini. Al 27esimo però cerca ancora di farsi pericoloso con Cossato, un colpo di testa e non sortisce alcun effetto, Battistini para senza difficoltà, Cossato era entrato al posto di Cerbone. Siamo al 39esimo con questo tiro di Melis che va fuori non di molto e poi al 44esimo ancora Vincenzo Italiano che ci prova dalla lunga distanza, ancora una volta la conclusione che va alta. Finisce così questa partita, il Verona nel vano tentativo di pareggiare finisce comunque sotto la curva, cantano Buon Natale giallo-blu i ragazzi della curva sud, ma finisce questa gara 0-0.